Salve a tutti ragazzi, sono Casu90 ed eccoci qua sulla Hard Casu. C'è stato un piccolo problema, ovvero il mondo mi si è inspiegabilmente eliminato. Non ne so il motivo ragazzi. Se voi sapete qualcosa riguardo a una roba del genere che è successa a qualcun altro, ditemelo, perché non mi si è più ritrovato il mondo in single player. Non so che diavolo stia succedendo anche su un server di Minecraft che abbiamo fatto da poco per un'altra serie con Alex, e non vi dico altro perché la dobbiamo comunque sia ricominciare, proprio perché il mondo si è, non lo so, si è eliminato da solo anche lì. O meglio, lì si è resettato, qua si è proprio eliminato. Quindi se qualcuno sa dirmi da cosa dipenda sta roba, me lo potrebbe far sapere nei commenti, ve ne sarei grato davvero. Quindi ragazzi, non lo so, ci tocca ricominciare da una nuova mappa purtroppo. Vabbè, tanto l'altro era un episodio 0, comunque sia un episodio di inizio. Vediamo qui di fare il prima possibile le cose che mi avete chiesto già nell'altro episodio di fare, se riesco a farle ovviamente, perché comunque sia il tempo è quello che è. Non voglio registrare neanche chissà quanto, del tipo restarci 40 minuti, anche perché poi ci mette un casino di tempo per farmi i video dopo, o meglio per caricarli. Quindi devo fare parecchio veloce, diciamo, beh. Va. Mi dispiace ragazzi, purtroppo a me piaceva un casino l'altra mappa e non l'ho trovata. Non so, ci sono rimasto da schifo anche io. Ho detto, dove cacchio è la mappa? Non l'ho trovata, fine. No, l'ho già fatta la spada, cosa sto facendo? Mi faccio un piccone, via, dai. E vediamo un po' di ricominciare su sta roba. Anche se è un po' una palla, nel senso, vabbè, non. Lì avevo già almeno la casa e il letto. Qua, prima di cominciare, ho visto, ecco, infatti, che ci sono pecore qua. Quindi magari ammazzo qualcuno e mi faccio anche già il letto di nuovo. Così di notte non dovrei restare qua a sbattermi ammazzando mob o robe varie. Ma c'è una pecora intrappolata qua dentro. Micidiale come cosa. E ce n'è un'altra qua intrappolata. Si intrappola. Sono delle trappole ste piante. Ok, siamo a tre. E quindi mi posso anche già fare il letto. Perfetto. Una zona dove stare. Direi di stare qua. Mi sembra una bella oasi. Alla fine devo trovare però un punto dove poter fare la casa. Magari anche come prima, farla tipo volante. La potrei fare qua tipo volante così. Non sarebbe male, effettivamente. Il problema è che non abbiamo cibo. Quindi mi serve cibo. Dove cacchio lo trovo il cibo? Qui non ce n'è. Devo andare a cercarlo per forza. Magari più lentamente possibile, in modo che la fame non se ne vada già via subito. Oh, un pollo! Mio pollo! Mio! Posso salire qua sopra? Ditemi di sì. Dimmi di sì! No, non posso salire. Però posso salire qua a fianco. Ok. Vediamo un attimo, salta qua. Ho visto un pollo e non mi deve sfuggire. Pollo. Sen lo sento qua vicino, lo sento nell'aria, eccolo! Muori! Ok. E abbiamo qualcosina da mangiare per il momento. Andiamo comunque sia in giro a cercare qualcosa. Sto già perdendo troppa fame. Oh. Vedi che qualcosa la si trova. Oh. Però ci sono anche già zombie, vediamo un po'. Cazzo che. Vuole già venire a trombarmi, cioè ho appena iniziato. Anch'io che lo spengo, sono un genio. Dai, vieni qua su. Muori. Dammi la carne. Cosa ho trovato qua? Sottoterra, una bella mela. Ok, vediamo qui cosa c'è, prima di tutto. Ma questa è una grotta della giungla sotterranea. Dove ci potrei anche fare un pensierino sul farci una casa, ma no, forse la faccio lì. Lo vedete, è proprio una grotta naturale. Mi sembra anche molto carina per cominciare a costruire qualcosa. E via, ragazzi, le cose che mi avete chiesto le farò ovviamente. Tipo, no, vabbè, anche se comunque sia una cosa un pochettino stupida, farle qua, nel senso, erano cose che dovevano essere fatte proprio nell'altra mappa, appunto per. Non lo so, anche per completezza, non lo so, visto che Alex mi aveva chiesto di fare una cascata per risalire sull'acqua.
Che cazzo di cascata, cioè per risalire nella casa, che cazzo di cascata faccio se qua magari la casa la faccio in terra, quindi è un pochettino una cosa stupida. E Avira mi sta rompendo i coglioni, ovviamente, perché deve farsi vedere, capito? Deve farmi vedere che ha aggiornato i suoi file di merda. A me non me frega niente se ha aggiornato i file, aggiornali e non dirmi niente. L'importante è che fai il tuo dovere. Comunque direi qua di farci una caverna poi da esplorare più avanti. Ho sentito uno scheletro. Quindi sto perdendo anche fame, quindi facciamo la cosa. Ah, ok, vabbè, lì tanto. Ok, il continuo della caverna di qua. Ah, direi di fare la casetta qui, secondo me è carina da fare qua sotto, anche perché c'è vicino anche l'acqua. Ci possiamo fare tipo una piccola coltivazione, non lo so, robe varie. E via, me lo direte voi cosa fare, ovviamente. Cominciamo, via, dai. Facciamo prima di tutto una fornace, così posso anche cuocere sta roba. Mettiamo uno di carbone, anche se è un po' uno spreco, così mettiamo due alberi lì, così. Sì, che cacchio sto facendo? È il carbone qua, ok. Poi i cacao, robe varie, non mi servono adesso, cioè. Vediamo un po'. Orniamoci la casa, diciamo, via. Allora, se non so, e se la facessi qua sopra? Sì, la facciamo qua così. Ok, creo velocemente altri sticks e mi faccio un no, di pietra. Faccio sta roba di pietra e facciamo la casa come la stavamo facendo prima. Così posso fare anche quello di Alex magari nel prossimo episodio, non adesso perché. Cioè, vabbè, magari se faccio in fretta sì, lo posso fare anche adesso. Vediamo un attimino. Quest'albero mi sembra abbastanza grande, ma voglio tenerlo per magari farci qualcosa. Magari mi chiedete, fai un. Boh, cosa ne so io. Una casa sull'albero. Allora, un albero grande è più figo da avere come casa sull'albero. Un albero piccolo fa un pochettino cagare. Prendiamo legno di vario genere, che tanto non ce ne frega niente, giusto per fare la casa. Magari ci faccio il pavimento in colore e la roba in un'altra. Voglio fare case fighe, voglio fare. Solitamente le mie robe, le mie case e tutto fanno schifo quando inizio un'avventura su Minecraft. E poi dopo le faccio più fighe, però se la faccio figa da subito mi risparmio tempo e fiducia. Via. Dai, spacca sta roba. E via, lì non ci arrivo. Ciao, pecora. Ed è un insulto. Tipo capra, capra, stessa cosa. Insulto le pecore chiamandole pecore. Dai, via. Mi basterà sto legno. Dai, mi basta, sì. Allora, devo prendere prima di tutto la roba da mangiare e devo mangiare anche. Quindi vediamo un attimo. Fammi mangiare sta mela. È buono, dai. Appena arrivo a 3 vado sul pollo per fine di cuocerlo. E utilizziamo questo per questo, questo per questo. E via, ok. Sì, mi dovrebbe bastare. Allora, facciamo prima di tutto la casa qua su. E direi di salire da lì per poi farla lì al centro. Quindi saliamo da qua. E mentre troverò qualche roba per piantare grano. Ok. Così posso anche procurarmi il cibo, come mi ha detto, come è stato scelto nell'altro commento. Ovviamente appena crescerà, non dipende da me questo. Via, scendi. Ok. Andiamo, no, qui. E la casa la facciamo partire da qua. Puff. O meglio, a partire. La faremo qua in alto. Poi andrà a fare quello che c'è da fare più avanti. Da qui, via, facciamo un quadrato e l'è fatta così. Vai, quadrato qua, qua, riempiamolo. Ho già finito. Ah no, ok. Pensavo di aver finito già tutto il legno. Ho detto, che cazzo, ho appena iniziato. Ok, potevo partire anche da qua alla fine. Sono un genio, ma non fa niente. Continuiamo qua. Cerchiamo di non cadere. Vabbè, che tanto non mi sfracello perché c'è l'acqua. Si sta già facendo notte, grandissimo, era quello che volevo proprio. Ah, vuol dire che ci sono già 10 minuti. No, questo lo lasciamo. Cominciamo, anzi, facciamolo un pochettino più grande, del tipo di. Anche di un'altra, va.
via così, e mi metto qua così. Via, nel mentre passano jet, passa ogni tipo di roba qua. Ok. E via, casa, casa, casa e casa. Facciamo in alto, più figa. Via qua. Qua. È vero, sto legno lo dovevo usare. Non importa, vi dà fastidio se il legno è di diverso colore. Tanto, cioè, non credo cambi molto. Cioè, l'importante è che iniziamo bene così. E direi che dovevo prima andare a farmi la working bench, cioè a prendere la working bench lì, ma me la sono dimenticata. Quindi vediamo un po' se possiamo andare ora. Che dite, vado? Vado, vado. Se muoio, mi incazzo. Ok, non è successo niente. Aia, non è successo niente. Un po' pieno di robe, prendi sta cosa. No, allora questa è da distruggere così forse. Faccio un po' prima, ecco. Yes, e ho anche il pollo. Il pollo. Sali su, sali. Dai. Dai. Via. Ok, sono tornato, ce l'ho fatta. mettiamo. La working qua è anche la fornace, via. Mangiamoci sta roba. Così la fame non scende più. Ci facciamo il letto adesso, perché non voglio farlo dopo. E lo piazziamo anche. Piazzo qua, via. E facciamo, finiamo il tetto almeno. La faccio di 2 o di 3? Direi di 2 per cominciare, ma poi farò un'altra zona. Puff. Lì ci arrivo. Piazza! Devi sempre avere tempo, non lo so. Ah, oltretutto devo farmi anche una porta prima. Ad avere una palla, ragazzi, dovrei ricominciare di nuovo. Vabbè, anche se, boh, sto andando abbastanza veloce alla fine, però mi dà fastidio uguale. Devo mettere anche torce, mi pare di avere gli sticks ancora. Spero di sì. Via. Chiudiamo almeno un po'. Proprio molto po', però abbiamo chiuso almeno. Utilizzo 2 e 2. Ok. Mettiamo le torce dentro casa e anche qua fuori. C'è piazza anche qua fuori, ok. Così non dovrebbero spawnare mob. Ce ne andiamo a letto. Alzati dal letto, ma non ci penso neanche. Ok. Ora, visto che siamo di nuovo in piedi, andiamo a prendere altra legna. Me lo sono fatto il piccone? No, farò dopo. Allora, così esauriamo anche quello che voleva Alex. Ovvero devo farmi il secchio d'acqua per poi fare la cascata per salire e riscendere nella casa più velocemente. Quindi prendo prima un pochettino di ste robe. Poi, mentre già che ci sono, prendo anche questo. Anche se facevo prima con un piccone di pietra almeno. Ma lo faccio dopo, va. Allora, prendiamo. L'ho presa, sì. L'ho presa, distruggo anche quest'albero. Sì, distruggo. Così prendo e finisco la casa, almeno il tetto sopra. E finiamo lì. Ed è un'altra cosa completata. E almeno c'ho la casetta di già, anche con la porta oltretutto, quindi è una cosa molto carina. Cavolo, non ho ancora esplorato il castello. Quello che mi dà più fastidio è che lo volevo esplorare oggi. Cristo. Ma vabbè. Non pensiamo più alla vecchia mappa, dai. Pensiamo alla nuova e a far sì che sia bella quanto la prima. Che poi alla fine respawno sempre nella giungla, non so neanche io perché. Però sto sempre nella giungla. Allora, devo fare il piccone. Quindi questi mi servono. Piccone. E direi anche la spada di pietra, così almeno ho una protezione in più. E avendo fatto questo, mi avanza un pochettino di legno. Faccio una cesta, va. Così
Così comincio a buttarci roba. Allora, direi di buttare questo. Questo me lo tengo, questo lo butto qua. La terra, boh, ma mi serve. Questi li butto qua per il momento. E anche questi, giusto? Visto che ci sono. Così magari posso anche cominciare a raccogliere il cibo come mi avete detto. Sto facendo una cosa bellissima. Forse però la puntata dura una ventina di minuti, così, ma non credo vi disturbi molto. Dai, tanto. Oh merda! No, mi ha distrutto la parte per salire. Sei uno stronzo. Per fortuna mi sono portato la pietra dietro. Ok, così posso risalire. Non importa. Risaliremo comunque. Ah, poi c'ho tutta la terra qua. Chi sa. Ok, cominciamo benissimo, ovviamente, come al solito. Distruggi questo, questo, sta roba, sta roba. Così mi posso fare anche altro. L'unico problema è che, sì, prima di tutto devo piazzare almeno un paio di blocchi qua, così, e buttarci, no, tre sono, ne ho tre, quindi buttiamo là sta roba, metto anche questo, fammi risalire, effettivamente serve qualcosa per risalire. Oh, aspetta un po', forse posso fare il trick, trick potente, non posso fare il trick potente, sta qua, sta qua, sta qua, sta qua, sta qua. Non lo posso fare, mi sto ammazzando piano piano. Cosa bruttissima. Allora, vediamo un po'. Scaletta. Via. Ok, perfetto. Posso salire qua. Non lo so, dai, direi che lo faccio nella prossima puntata, tutta la roba. Anche se prima. No, mettiamo uno di carbone qua. No, direi che ne servono di più. Ti metto i semi, va? Così chi mi ha chiesto di raccogliere cibo non lo raccoglierò oggi, ma lo raccoglierò la prossima volta. Perché sto cadendo di continuo? No, non reggerò più di due puntate così. Lo so già. Se continuo così non reggo più di due puntate, ma va bene lo stesso. Allora, io direi che devo ancora purtroppo per colpa della mappa finire quegli altri due achievement che mi avete dato da fare. Però vi posso dire che abbiamo il secchio, quindi non lo so, lo faccio qua, dai. La cominciamo a fare, Alex, dai, ti faccio la cascatina qua. Verso quella piscina si può chiamare, sì. Via, scendi. Ok, non mi sono fatto niente. Prendiamo sta roba. Ti faccio la cascata, via, la faccio dall'altra parte. Dall'altra parte che c'è più spazio. Anzi no, un cazzo. Tanto la piscina c'è. Ti ho fregato. La piscina c'è già. Chiudi. E ok, allora io devo fare prima una cosa però. Fare così. No, qua lo spacco. Sì. Ok, e ci butto l'acqua qui. Così. Te, la tua piscina. Per scendere e per forse risalire anche. Hai visto? Salito. Hai la tua piscina, sei contento? Piscina e cascata. Quindi una cosa l'abbiamo fatta, via. Così sono riuscito a farmi valere. Il castello purtroppo non lo posso esplorare, quindi ragazzi, farò i vostri prossimi achievement che mi darete nel prossimo episodio. Quindi aspetto con pazienza i vostri commenti. Mettete ovviamente un mi piace se la mappa vi piace, diciamo, perché questa è la nuova purtroppo. Ci vediamo presto col prossimo episodio qua sulla Art Casu. Ciao a tutti.